ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Salta anche quest'anno il Carnevale Sant'Egidiese, mentre c'è il via libera ai gruppi mascherati. L'incontro fra l'amministrazione comunale di Sant'Egidio alla Vibrata e i volontari delle varie contrade, esperti nella costruzione dei carri allegorici, non ha prodotto i risultati attesi, perché permane il problema dei locali in cui ospitare i lavori di allestimento delle mega costruzioni in ferro e cartapesta. Insieme alla Proloco, che ringrazio per la presenza, ma anche loro cercheranno pure di fare una cosa anche in piazza per gruppi mascherati, ma per quanto riguarda i carri non è facile, devo dire che vogliamo tornarci a quello che facevamo una volta, anche perché davamo tono anche al carnevale estivo lungo la costa adriatica. I locali del centro fiera di Paolo Antonio sono gli unici disponibili e per ora le difficoltà legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro non permettono di fare nulla. Il Comune per questo sta valutando la possibilità di accedere ad un mutuo di 400.000 euro per rendere idonei i locali da adibire a officina. Abbiamo fatto redigere un progetto da un esperto esterno con la collaborazione sia dei Vigili del Fuoco ma anche della Protezione Civile. Insomma, l'investimento per rendere comunque a norma quei locali sottostanti il centro fiera insomma, ha un costo di 350-400.000 euro. Abbiamo detto, l'altra sera ci siamo riuniti, abbiamo detto ok, facciamo questo tentativo, perché solo così le contrade hanno detto sì, c'è competizione anche nel realizzarli, il fatto di stare tutti insieme, scambiarsi pure le attrezzature, le saldatrici, tutto quello che occorre per realizzare un carro, che non è una cosa da poco. Oggi però comunque le condizioni per poter viaggiare su strada e per poter sopportare e far partecipare in sicurezza i cittadini che volessero comunque mascherarsi oppure stare sul carro sono più restrittive.